Buonasera. Proprio sulle regioni centrali della Tunisia sino all'Europa nord-orientale, nel seno di questa saccatura. Come avevamo detto, è stata un po' più lenta veramente. L'arrivo era già previsto per oggi di questa perturbazione sulle regioni settentrionali, invece si sono state soltanto le avvisaglie. Ha rallentato, tuttavia dovrà interessare la vostra attenzione nel corso delle prossime 24 ore. Le temperature di oggi, alle ore 14, eccole sulla cartina d'Italia, dove ci sono stati gli anuvolamenti, al nord, vale a dire, la temperatura è diminuita di 4 gradi, anzi addirittura ad Aosta è diminuita di 9 gradi. È piovuto su tutto l'arco, alcuni ci sono temporali in atto e molto probabilmente questi temporali, prima della notte, entreranno sulle regioni padane. 30 gradi, con un aumento sensibile della temperatura rispetto a ieri, segnalato dalla stazione Bugnera. Le altre sono nella media stagionale. Cominciamo rapidamente la parte. Abbiamo detto che nell'ambito di questa saccatura prevista entra questa perturbazione del nuovo French. Riteniamo che debba essere una perturbazione che sarà seguita poi da un miglioramento del tempo, miglioramento che si profila già per la giornata del giorno 26-27. A causa di questa rimonta dell'alta pressione che tenta di invadere l'Europa centrale e quindi anche i vicini dell'Italia. È come se il sole ora fosse arrivato con un pochino di ritardo, perché proprio oggi che il sole entra nella costellazione di Leone, la tradizione vuole proprio che il caldo massimo dell'estate avvenga nell'ultima decade di luglio e durante la prima decade di agosto. Speriamo che sia così. Intanto pensiamo alle previsioni valide di queste prime 24 ore. Molto nuvoloso, con piogge e temporali e mari molto mossi in aria dove sulla nostra penisola. In un primo momento i venti saranno da sud e con rinforzi sulla regione del versante di destra. Quando sarà passata l'aria fredda sarà entrata la perturbazione di mare sulle regioni settentrionali spingendo venti da nord-est, quindi piuttosto presto. Riteniamo che per domani a quest'ora abbia raggiunto le regioni centrali della costituzione. La temperatura subirà un po' di temperatura e poi con i venti da nord invece una diminuzione. Ora vi facciamo vedere le previsioni valide di 3 giorni. Eccole per venerdì, per sabato e domenica sulle città principali della nostra penisola, Torino, Milano, Venezia e Bolzano. Alta probabilità di temporali, come potete osservare a Torino e anche a Milano. Poi il tempo si dimette verso il bello domenica. Guardate anche le temperature, in alto a destra c'è una diminuzione quando il tempo è piuttosto perturbato e poi c'è una rapida ripresa verso il nord. I venti saranno da moderati e forti. Genova, Bologna, Firenze ancora, ancora il nord perturbato per questi 3 giorni. Qualche temporale isolato durante le ore più calde, perché le previsioni si riferiscono alle ore 14 a Firenze, mentre questo per venerdì e sabato. Passiamo all'Italia centrale, Perugia, Roma e Napoli, ancora temporali sabato e domenica a Perugia. Sono risultati di elaborazioni elettroniche, dobbiamo prenderli così come vengono. Riteniamo che siano attendibili, abbiamo controllato per circa un anno queste previsioni prima di darle al pubblico. Ecco Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari, con cielo praticamente sereno o pochissimo nuvoloso e con temperature piuttosto elevate, al di sopra anche dei 33. Questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto. Arrivederci.